Ai deputati regionali imposto l'obbligo di rendere pubblica la condizione patrimoniale fino ai parenti entro il secondo grado. I redditi della giunta comunale di Agrigento. Davide Saglia. La situazione patrimoniale e i redditi dei parlamentari regionali dovranno essere resi noti. A sancirlo è un decreto del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone, che ha esteso all'ordinamento interno dell'ARS le norme contenute nel decreto legislativo 33 del 14 marzo scorso. Il decreto disciplina il riordino riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. D'ora in poi quindi verrà resa nota la situazione economica dei parlamentari, dei rispettivi coniugi, dei figli e dei parenti entro il secondo grado. Le dichiarazioni verranno inserite sul sito web dell'ARS e la pubblicazione della situazione patrimoniale dei deputati dovrà avvenire anche nei 3 anni successivi alla cessazione del mandato, mentre per i parenti non sarà più obbligatorio dopo il termine della legislatura. Situazione economica sotto controllo anche per la giunta comunale di Agrigento. Sul sito internet del comune sono stati resi noti i guadagni dell'attuale governo cittadino come previsto dalla legge 33 del 2013. Il più ricco, con un reddito di circa 155.000 euro, è il vice sindaco Piero Luparello, il quale percepisce come indennità 18.718 euro annui. Secondo in questa graduatoria è Antonino Amato, che percepisce un reddito di circa 95.000 euro, con un'indennità di carica di 18.727 euro all'anno. Ignazio Valenza, nominato il 15 giugno del 2012, percepisce 19.154 euro di indennità di carica e dichiara redditi per un lavoro autonomo per 1.200 euro e altri redditi per 32.362 euro. Patrizia Pilato, nominata pure lei il 15 giugno del 2012, ha un compenso di 10.824 euro per l'attività di assessore, mentre dichiara redditi per 77.746 euro annuali. Francesco Messina, nominato il 14 settembre del 2012, percepisce dal comune 9.468 euro e dichiara redditi personali per 13.033 euro. Infine il sindaco Marco Zambuto, in carica per il secondo mandato dal 23 maggio del 2012. Sul sito del comune non è reso noto il reddito annuale del primo cittadino, che comunque percepisce un compenso di 45.610 euro, al quale sono da aggiungere circa 1.800 euro di rimborsi comunali. È noto a tutti.